Cinque proposte operative avanzate dal Presidente della Commissione Ambiente, Carmine Attanasio, al termine dell'incontro svoltosi presso la Sala Nugnes di Via Verdi, con alcune associazioni impegnate nella tutela dei diritti degli animali. Riorganizzare la consulta per i diritti degli abitanti non umani, effettuare un sopralluogo congiunto della Commissione e delle associazioni nei cinque rifugi utilizzati dal Comune, lavorare perché l'amministrazione possa rimettere mano al progetto del rifugio municipale. Nominare un garante degli animali a cui faccia capo il Servizio Tutela Diritti e Salute degli Animali ed organizzare un incontro di tutti gli animalisti di Napoli con il sindaco De Magistris e l'assessore all'ambiente Sodano. Dalla riunione è scaturito l'invito a tutte le associazioni a lavorare per la ricostituzione della consulta e per avviare, insieme alla Commissione, una nuova stagione di rapporti con il servizio comunale preposto. In conclusione, la neo dirigente del servizio, Angela Cecere, ha dichiarato che nel 2012 sarà definita la nuova convenzione con le strutture di accoglienza degli animali, privilegiando quelle che favoriscono progetti di adozione.